Ovviamente è in stile in alcuni punti neoclassico, in altri punti barocco. Questa che vedete è chiamata la Sala degli Angeli, la Sala Bianca, ma chiaramente ci sono molte altre sale all'interno. Vi accompagno a farvi vedere. Anche questa utilizzeremo stasera per il ballo, ma la sala chiaramente principale è questa qui, la Sala Oro, o la Sala Gialla, la Sala dei Galà, che come vedete ha un soffitto straordinario, decorato in stile, ma così come tutti i soffitti nelle altre tre sale, che fanno indubbiamente di Palazzo Brancaccio, che voglio ricordare che è un palazzo mantenuto in questo stile dall'Ottocento. Questa sera si riallaccia Ippolito Cavalcante, che è duca di Buonvicino alla corte di Savoia a Napoli, perché questa sera avremo un piatto povero della cucina che si faceva a quei tempi. Un particolare è la scarola con cotiche di maiale e fagioli. Questo è un particolare del nostro piatto. Oggi siamo qua al Palazzo Brancaccio per... abbiamo accettato una sfida, ecco, vogliamo metterci sempre, vogliamo essere sempre presenti con i nostri piatti, accettiamo queste sfide e cerchiamo di portare fuori dal nostro territorio i prodotti che noi prepariamo all'interno della nostra azienda, che è Nettuno Palace. Cerchiamo di portarli fuori e cercare di allargarci con il mercato, ecco, essere competitivi pure su questo, oltre a far assaggiare le nostre pregiatezze, le nostre squisitezze che prepariamo all'interno, portarli fuori, ecco, solo questo. Thank you.
spieghiamo anche a Daniela D'Aragona il perché di questa presenza di questi amici. Daniela, allora, come dicevo prima, questa è una missione chiaramente è stata rieditata di recente, ma nel 1837 Ippolito Cavalcanti, duca di Buonvicino, pubblicava la prima edizione di questo trattato Cucina Teorico Pratica, che come ben sa Daniela, perché era importante questo libro? Non è tutto, lo ricorderai sicuramente. Assolutamente sì, questa idea poteva venire soltanto al mio adoratissimo amicissimo da 28 lunghi meravigliosi anni. Grazie a te. In realtà questo trattato era imprescindibile per tutte le famiglie nobili centro-meridionali. Non si faceva festa se non c'era una ricetta di questo trattato. Perciò questa è una immersione in altri tempi. E devo dire che il nostro geniale adorato ha delle idee sempre uniche. Perciò dobbiamo fare un applauso infinito. Facciamo so che avete sicuramente già preso la cena, la cena, proprio veramente un sogno. Io sono veramente, non so che ho fatto, ho rischiato 2000 cose, ma sono qui con voi. Grazie Daniela. E la cena è stata organizzata, voglio dire, dallo chef Giuseppe Greco, che poco fa già ho visto lì al tavolo del buffet, ma curata grazie a Sante Moretta, che è il signore che è alla destra, che è a capo di questo Vittorio Palace, che è un ristorante meraviglioso, per vedere l'ritmo dei passi da Buonvicino, in cui preparano delle cose straordinarie. E loro hanno questa peculiarità nella rapsodia del Cavalcanti, perché preparano i piatti proprio ispirati a questo trattato, e stasera ce ne daranno un saggio proprio attraverso alcuni piatti tipici dal trattato, altri rivisitati in chiave contemporanea, per dare proprio la doppia veste. Quindi un applauso a Sante Moretta e a Ventuno Palace, che sono partiti alla grande e alla grande meglio di loro per poter fare le ricette del trattato, è impossibile trovare in Italia. Quindi abbiamo scelto il top per questo trattato di Cucina del Cavalcanti. Alla mia sinistra abbiamo il sindaco di Buonvicino e accanto a lui il presidente della Prologo di Buonvicino, che organizzano non solo questa rapsodia del Cavalcanti, lo dico anche a Giuseppe e Simonetta, ma organizzano anche ogni anno un evento molto bello in Calabria, a Buonvicino, che io ho l'onore di presentare da 8 anni, e adesso vedo che non sta discorrendo. Ed è Seduzioni e Gusto, dove si mescola la moda e la cucina fatta proprio a Buonvicino. Ci parlate di queste due idee, anche se in sintesi. Sì. Allora, intanto parlo della rapsodia, perché noi Seduzioni e Gusto è opera della Prologo in collaborazione con la manifestazione. Noi organizziamo questa manifestazione d'autunno, la rapsodia d'autunno, che ci sono i piatti, soprattutto di Ippolito Cavalcanti, che vengono rivisitati e vengono presentati, sono una manifestazione che nasceva da circa 10 anni, ha un bel successo, poi soprattutto si mette in evidenza questa nostra bella cucina gastronomica, e siamo fieri che il Ippolito Cavalcanti è stato il tubo di Buonvicino. Che meraviglia! Antonella, un applauso al sindaco di Buonvicino, perché vedete quanto cuore che ci mettono e gli ha portato a dire questa cosa salta fare, la Roma salta fare. Bene, che mi ha anticipato da Nino Graziano Luca, Seduzione e Gusto abbina la moda alla gastronomia, la moda perché nel Settecento le donne di Buonvicino lavoravano nella piazza La Seta, e quindi da qui è nata l'idea di fare un evento sulla moda. E per quanto riguarda la gastronomia, è legata a Luca Ippolito Cavalcanti, c'è una tradizione gastronomica a Buonvicino, noi abbiamo tutte le intenzioni di portarla avanti, abbiamo numerosi chef e in collaborazione con le aziende che ci danno sempre il loro supporto, con i ristoratori, stiamo portando avanti questa idea, e speriamo, stiamo già facendo in modo che già i ristoranti a Buonvicino preparano dei piatti dedicati a Ippolito Cavalcanti, e quindi da qui stiamo facendo tutto questo lavoro affinché ne abbia un ritorno di immagine, ma anche un ritorno gastronomico, questo piccolo borgo situato nella provincia di Cosenza. E poi per caso di dire buona cena! Musica!